esatto. E sono felice perché appunto, come ha detto Glauco, continua un'iniziativa ideata, pensata da Giovanni Kevich, che ha voluto appunto dare alla luce degli inediti conservati presso il seminario di romanistica dell'Università di Berna, e quindi insomma un insieme di situazioni positive ha fatto sì che la collana di cultura popolare veneta prendesse in considerazione questa opportunità e finalmente il libro ha visto la luce. Allora, quello che è interessante di questo volume è che presenta degli inediti che non sono solo quelli dell'Università di Berna, anche se sono in massima parte, ma c'è anche una piccolissima pendice di cartoline che ci sono state gentilmente messe a disposizione dal Museo dei Usi e Costumi della Gente Trentina e che sono state donate dal figlio di Scheuermeyer al museo. Abbiamo cercato quindi, e credo sia la prima volta che si pubblica tutto il materiale di una regione, quindi ci sono le fotografie che io man mano farò scorrere, questo che vedrete è Paolo Scheuermeyer nella sua tenuta da ricercatore, ed è molto interessante perché lui scrive in divisa da lavoro, e la sua divisa da lavoro era, come vedete, una cartella di pelle che ha dentro i questionari e una macchina fotografica che si portava sempre appresso. Aveva anche il cavalletto, quindi lui si metteva con molta perizia e capacità, diciamo, di fotografava questi ambienti, queste scene che poi vedrete. Quindi ci sono le fotografie, che sono dei documenti eccezionali, anche se, come è stato rilevato da molti studiosi, sono delle fotografie in buona misura costruite, sono delle sorte di esposizioni, qualcuno addirittura le ha paragonate a dei piccoli musei etnografici, nel senso che Scheuermeyer, per cercare di restituire un frammento di realtà dove andava ad esplorare, perché lui si chiama esploratore, explorator, no? Così, cerca di mettere appunto uno vicino all'altro degli oggetti o delle situazioni, ricostruisce delle situazioni. Quindi in pochi casi sono fotografie scattate dal vivo, no? Di corsa, anche perché non era facile con gli strumenti che aveva. Alcuni ci sono e sono molto interessanti. Quindi c'è questo corpus fotografico che è decisamente straordinario perché comunque restituisce, al di là di molte parole, quella che è una situazione storica, sociale, piuttosto interessante e variegata perché tocca punti diversi della regione. Poi ci sono le pagine del diario, sono delle brevi annotazioni. Questo diario comincia a Venezia e comincia a Venezia il 27 marzo del 1921 e si conclude con varie tappe, perché poi dal Veneto si sposta nel Trentino per fare delle ricerche nell'ottobre del 21, poi si sposta in Friuli per fare delle piccole ricerche anche in Friuli, e quindi conclude questo viaggio, diciamo, di ricerca il 29 giugno del 22. È interessante, visto che siamo a Venezia, leggo questo piccolissimo passo, che nel diario, quando appunto lui arriva a Venezia, scrive: città unica, un'ora intera passata sul primo ponte al passaggio delle splendide veneziane, a volte mi lo sciabili. Inaspettato incontro con i lavoratori del sindacato di Berna in viaggio in Italia. Nel pomeriggio, caffè in piazza San Marco, passeggiata nei canali con la gondola numero 72, romano. Spargimento di sangue, i fucilati davanti al monumento equestre. Tra la folla nei giardini, a piedi nei vicoli, cena in un'osteria di pescatori con un oste amichevole, persino con tedeschi. Passeggiata notturna. È molto interessante questa prima pagina di diario, con tutte annotazioni così sintetiche, perché comunque lascia intravedere che non siamo affatto in un momento tranquillo. Siamo appunto dopo la guerra, dopo la prima guerra mondiale, in un momento di forte tensione sociale, che descrive molto bene nel suo saggio il professor Danilo Gasparini. Le chiama il caldo, virtuose campagne venete, calde, perché appunto c'erano molti conflitti, soprattutto nell'area polesana, ma come si vede anche a Venezia, dove c'è stata questa sparatoria
Io non sono riuscita ancora a capire che sparatoria era, appunto, certo non sono riuscita ad arrivarci, però spero che qualcuno magari riesca a ricostruire. Quindi ci sono queste fasi iniziali. Ci sono i profili degli informatori e devo dire che anche questi profili degli informatori sono estremamente interessanti perché Scheuermeyer rivela una grande capacità anche di introspezione psicologica. Quindi con brevissime pennellate, rapide pennellate, riesce a restituire il carattere dell'informatore, le sue qualità, il suo modo anche di pensare. E naturalmente questi informatori ogni tanto sono degli informatori, come si può dire, un po' particolari. Ricordo ad esempio la, vediamo se la trovo, la descrizione che fa dell'informatore di Pozzale, di di Pozzale di Calore, dove viene indirizzato a, dal parroco, dopo essere stato trovato, ecco, Pozzale di Calore, e insomma va a finire in un'osteria, che era l'osteria dei cappellai di Pozzale, e a un certo punto, insomma, nonostante tutte le informazioni richieste, lo mandano da un certo signore di 73, dunque, di 84 anni, detto il Gobbo, che dice lui, volente o nolente, ho dovuto mettere alla prova. E dice, questo informatore Lungiarin Olivo, nato nel 1837, dovrebbe parlare ancora nel dialetto arcaico. E invece, insomma, dice, ciò nonostante, ha girato mezzo mondo, dall'America fino alla Turchia in Terra Santa, contraendo la singolare abitudine a conformarsi al modo di parlare dell'interlocutore straniero, cosa che inconsciamente è divenuta come una seconda natura. Inoltre il suo livello di istruzione è troppo basso per permettergli di comprendere la differenza tra lingua madre e lingua scritta o dialetto. E quindi, insomma, anche qui ogni tanto va giù sul pesante con gli informatori, nel senso che la descrizione non è sempre una descrizione positiva. L'altro importante corpus di materiali che sono stati pubblicati da Volume sono le lettere, le corrispondenze che Paul Scheuermeyer intrattiene con i suoi maestri, in particolare con Jaberg. Sono interessanti perché incrociando tutti questi materiali veramente si riesce a ricostruire un po' il contesto in cui Scheuermeyer lavorava, ma anche le sue delusioni, le sue aspettative, il modo con cui procedeva alla ricerca, gli aggiustamenti. Per cui, per esempio, se vede che una situazione non è consona a quello che lui deve fare, cambia zona, riprova, ricomincia di nuovo, talvolta con grandi delusioni. E queste lettere, tra l'altro, mostrano che il nostro giovane ricercatore svizzero, quando si ferma nelle grandi città, cerca di entrare in rapporto anche con i linguisti locali, perché comunque questi linguisti locali non vedevano di buon occhio che degli svizzeri venissero a fare ricerche al posto loro, nel loro paese. E poi ci sono i questionari linguistici, ovviamente, di cui ha parlato già Glauco Sanga, che sono dei materiali di grandissimo interesse, non solo linguistico ma anche etnografico. E infine ci sono queste cartoline. Le cartoline venivano solitamente spedite insieme ai questionari e alle fotografie e ancora una volta puntualizzano, descrivono, aggiungono qualcosa sempre di molto interessante. Il volume, tutto questo materiale, un materiale corposo, come vedete dalla grandezza del volume, è stato tradotto da Carla Gentili. La dottoressa Carla Gentili, che era conservatrice al Museo di Usi e Costumi della Gente Trentina, ha curato anche i volumi della Lombardia e quelli del Piemonte, mi pare, no? E del Trentino, quindi ha collaborato a tutti i volumi. E la difficoltà incontrate, sono state difficoltà incontrate, sono state molte, perché questo materiale è in stenografia, è stenografato. Quindi non è solo una traduzione dal tedesco, che è già poi un tedesco, diciamo, colloquiale, nel senso che sono appunti di campo, sono materiali non rivisti, ricorretti, eccetera, eccetera, sono magari un po' informati. In più sono stenografati, quindi immaginate la difficoltà di fare questo lavoro che è stato possibile grazie alla collaborazione del figlio di Scheuermeyer, Robert, no? Scheuermeyer Robert, che è stato appunto molto bravo a fare questo lavoro di edizione insieme alla
dottoressa Gentili. Allora, in alcuni casi non è possibile, non è stato possibile invece decifrare il materiale, in particolare le parti stenografate da Gabert, mi pare, perché è un tipo di un sistema di stenografia che non si riesce più a capire, insomma, quindi ci sono delle parti che non sono.